Amiche ed amici di Rete Otosport, bentornati in Gradinata. Stasera una puntata speciale e particolare perché, come sempre, il polifunzionale è stracolmo di ragazzi, anche piccolini, che fanno tanto sport e noi naturalmente siamo contenti. Abbiamo lasciato una settimana di pausa e di riflessione alle squadre che mercoledì si sono affrontate nel turno di recupero in quella giornata che purtroppo è stata bersagliata dal maltempo, e allora questa sera spazio al basket, una società importante che poi andremo a conoscere, che abbraccia due realtà importanti, e basket che in Abruzzo ha davvero una bella storia, ma pian pianino anche con i piccoli campioncini che sono qui in gradinata, sono qui in platea, andremo anche a vedere come sta crescendo questa attività che davvero è molto molto importante. Fatemi salutare e ringraziare naturalmente come sempre le mie due compagne di viaggio. Maria Rita Piersanti, bentornata. Grazie a te Lorenzo, grazie ai tuoi ospiti, grazie a tutti quelli che sono seduti qui in platea e che tra poco conosceremo meglio, dal più giovane fino al più cresciutello. Eh sì, questo è uno sport dove bisogna crescere, no? Altrimenti il canestro è duro da raggiungere. Il canestro per giocare, puoi metterlo anche in maniera scherzosa a livelli accessibili, però certo, gli obiettivi che hanno loro quando cominciano a lavorare con gli istruttori sono ben diversi, perché hanno dei grandi modelli qui in Abruzzo e ci auguriamo di poter tornare prestissimo a quelli che sono stati i fasti di un passato abbastanza recente comunque. Sì, infatti non troppo lontano, ma qualche squadra sta davvero scalando la classifica. A fianco a te chi c'è? C'è un'amica speciale, il tocco magico, gli scatti fatati di Chiara Flaviani, che ci regalano tante emozioni perché poi tutti vanno a cercare il proprio scatto, e andando sulla pagina Facebook di Gradinata potete rivedere delle immagini che vi ricordano una serata passata qui con noi in Gradinata, ma anche cercare la vostra immagine favorita, perché hai fatto anche in modo da far scattare la gara dei like. Eh sì, la foto più cliccata con il pollice all'insù sarà premiata da noi con un regalo particolare a fine stagione. E devo dire che la lotta è davvero ardua per i passati scatti. Chiara davvero è riuscita a beccare i momenti migliori non solo degli atleti ma spesso e volentieri anche dei genitori, che anche questa sera sono presenti in massa, e ringrazio la società per questo. Noi stasera sono sicura che conosceremo talenti interessanti, intanto hai degli ospiti di riguardo che rappresentano la società, ce la faranno conoscere meglio ovviamente, anzi dovrei dire le diverse articolazioni del basket di questo territorio, poi conoscendoli meglio ci guideranno loro stessi tra quelli che sono i più giovani presenti in sala. Hai tutto pronto in cartella? Tutto pronto, tra l'altro poi andando in giro un po' in platea dobbiamo ringraziare anche una persona che stasera è qui in veste di papà. Però è il padrone di casa, poi lo andiamo a beccare perché l'ho visto, ci ha salutato, e naturalmente parlo del sindaco della città di Pineto. Un buonasera e un benvenuto a Maurizio Pavone, responsabile mini basket nuovo Pineto Basket. Buonasera. Buonasera signor Pavone. A fianco a lei Federico Di Pentima, responsabile settore giovanile nuovo Pineto Basket. Buonasera. E l'applauso cresce man mano che poi arrivano gli altri responsabili. Mauro Misticoni, presidente. Sera. Mamma mia, presidente scuola pallacanestro Atri. E qui il boato è cresciuto ancora di più, forse perché fisicamente incute ancora più timore, no? E allora se non sono va l'applauso. Sono loro. Grazie ragazzi. Buonasera anche a Marcello Iannetti, dirigente scuola pallacanestro Atri. Buonasera. Signor Pavone, è la prima volta in TV, è la prima volta in gradinata, avete avuto già un'esperienza televisiva oppure i ragazzi devono un po' rompere il ghiaccio con le nostre telecamere? Allora, sicuramente i ragazzi, per me non è la prima volta su Rete 8, sicuramente per i ragazzi è una novità e hanno risposto in tanti, quindi secondo me sono abbastanza appassionati, non vedevano l'ora di venire in trasmissione e saranno sicuramente emozionati poi quando li andremo a chiamare. Che poi prima naturalmente dell'accensione delle telecamere c'è stato il classico baccano, ma ci sta anche quello, però poi appena si è accesa
il LED rosso, appena si è acceso il LED rosso delle telecamere, i ragazzi composti, educati, quindi questo è anche merito vostro, immagino, oltre che dei genitori. Sicuramente, sicuramente, l'educazione, come noi insegniamo a livello sportivo, parte sicuramente in primis dalla famiglia, poi noi possiamo dare il nostro contributo e l'apporto che si deve a livello sportivo, però diciamo è fondamentale il sostegno e l'aiuto da parte della famiglia. Allora, una società che è nata nei primi anni 80, che però poi con il passare degli anni, all'incirca 4 anni fa, nel 2013, si è un po' rigenerata, può essere il termine giusto? Sì, ha cambiato, corretto, volto. Corretto. No, diciamo che si è rigenerata, è correttissimo come termine, in quanto noi diciamo giovani, che i ragazzi che avevano partecipato negli anni 80, negli anni 90 al settore giovanile, quindi si erano allenati, abbiamo un po' ripreso in mano questa società e abbiamo ristabilito, diciamo, un po' di ordine, abbiamo fatto un po' di ordine reinserendo una prima squadra che potesse essere appunto il faro di tutto un movimento che arriva, che passa per il settore giovanile e arriva fino ai più piccolini, fino ai 4 anni con il mini basket. Prima squadra che milita in Serie C, c'è stata la promozione, una grande festa con naturalmente poi le foto che io invito la regia a far passare se sono già pronte, però diciamo l'importante inizialmente è costruire la base, quindi dai più piccoli rigenerarsi anche in quel senso, no? Sicuramente, sicuramente sì, infatti da quando siamo ripartiti il nostro obiettivo principale era quello appunto di lavorare sui giovani, quindi fare una base solida come società e poi da lì passare a una base solida con i giovani, con i ragazzi, e quindi fare un buon settore giovanile e un buon settore mini basket, perché appunto come abbiamo visto, come dicevi bene tu prima all'inizio Lorenzo, abbiamo visto la vivacità dei bimbi prima che partiva, che andavamo in onda. È quella la cosa che ti spinge ad andare in palestra, vederli felici, vederli divertirsi, vederli con la voglia di giocare e praticare la nostra passione che cerchiamo di trasmettere e tramandare anche a loro, è la cosa più bella che c'è. Prima, mentre tu stavi parlando, è passata la fotografia, l'immagine del tabellone 84-70. Ci racconti quella giornata, cosa è successo durante la partita, ma soprattutto quello che è successo dopo nei festeggiamenti? Allora sì, ecco, già il pensiero mi fa tornare tuttora i brividi, perché praticamente da parte mia e penso anche da parte dei miei compagni della squadra, ma anche lo staff e la dirigenza, è stata la prima promozione, era il secondo anno che partecipavamo alla Serie D regionale. Praticamente c'è stata la finale contro tra Pineto e Lanciano e abbiamo giocato gara 3, perché si gioca alla meglio delle tre gare, abbiamo giocato gara 3 a Pineto. Quel risultato che si vede benissimo in foto è il risultato finale della partita, e quindi poi c'è stata a seguire una grandissima festa con la promozione della società in Serie C, che è la prima categoria regionale abruzzese, e quindi tuttora militiamo in Serie C Silver. Allora, 84-70 è un margine ampio, no? Nel basket. Sì, diciamo anche sì, come diciamo per un 4-0 nel calcio. No, un 4-0 no, ma un 2-0 con un gol con mancato al 90esimo, esatto, con qualche palo abbondante, sì. Anche perché spesso abbiamo vissuto delle partite dove scarti, non dico appunto di 14 punti, ma scarti di 7-8 punti con quei falli che si fanno per recuperare, certo, il tempo, sì, per fermare il gioco, quindi partite che si riaprono all'improvviso. Anche all'ultimo le prime minuto. Due come sono state invece? Allora, le prime due, la prima l'abbiamo vinta in casa, anche abbastanza facilmente. La seconda, come dicevi bene, eravamo punto a punto. Qui diciamo c'è stata lì a Lanciano potevamo anche vincerla, c'è stato un po' il mio intervento, un errore degli ultimi due tiri liberi e abbiamo perso lì di un punto, quindi c'è stato un po' il rammarico. La colpa è mia, sì, lo ammetto. Benissimo. C'è stato un po' il rammarico generale, però poi ci siamo rifatti alla grande. È stata una bella soddisfazione perché alla fine abbiamo vinto e abbiamo vinto, ecco, questa promozione tra le mura di casa.
e non vabbè, forse è stato anche, più bello, sicuramente dà valore ad una vittoria, perché vuol dire che l'avversario dall'altra parte ha cercato naturalmente di vincere il titolo, di vincere il campionato, quindi. Sicuramente sì, anche perché comunque abbiamo fatto vivere questo nostra questo momento anche ai nostri concittadini pinetesi. Una domanda non è provocatoria assolutamente, però nelle vicinanze c'è Roseto, andando più verso sud si va a trovare il Chieti, c'è un po' di, come posso dire, aria di derby. Avete la voglia di raggiungere queste società pian pianino, oppure ancora troppo presto, perché l'indotto che genera Pineto insieme ad Atri non può competere a livello di pallacanestro con le altre due città? Allora, diciamo che è vera la seconda, che il nostro indotto purtroppo ci permette di lavorare a livello regionale, quindi sicuramente saranno per noi società di serie A quali Roseto, quali Chieti, sono degli esempi da seguire per come magari come lavorano loro, come la loro organizzazione e quant'altro. Non voglio mettere un muro a questa società, assolutamente. Siamo senza limiti, se in un futuro verrà, perché no? Però un passetto, da quello che ho capito, un passetto alla volta, un no? Passetto senza, sicuramente. Perché purtroppo abbiamo avuto anche esempi negativi, cioè dove si è partiti un po' troppo velocemente per cercare situazioni più importanti, e poi purtroppo quel giocattolo spesso e volentieri si rompe e si è rotto anche in questa occasione. Coach di Pentima, si dice coach o mister o coach di Pentima, il rapporto con questi ragazzi com'è, nel senso come si imposta? La prima curiosità che mi viene, nella scuola calcio ad esempio, insegnare determinate regole proprio del gioco non è sempre facile, tipo la rimessa laterale piuttosto che la distanza della barriera. Nel basket invece qual è l'approccio? Allora, buonasera. È più complicato? No, ma dipende fondamentalmente con quali ragazzi ci si riferisce, insomma, nel senso, se si allena il mini basket è un conto, cioè diciamo che nel mini basket è più un lavoro, diciamo, di educazione, di gioco, di coordinazione motoria. Poi quando si inizia ad entrare nelle categorie under, quindi dai 13 anni in poi, 12-13 anni in poi, inizia a cambiare proprio la metodologia di insegnamento, quindi si inizia a insegnare anche una vera tecnica, e pian piano fino ad arrivare, insomma, a un'organizzazione di squadra, per arrivare fino all'under 18, nella quale si presume che dei giocatori dovrebbero essere perlomeno formati per poter affrontare gli anni successivi dei campionati senior. Quindi le cose sì, fondamentali, cioè, per quello che mi riguarda, è, diciamo, l'impegno, la serietà e il rispetto tra compagni e il rispetto delle figure. Quindi io cerco personalmente di essere in campo, di scherzare fino a un certo limite, accetto anche il dialogo con i ragazzi, però poi quando c'è ora non di deve lavorare essere superato, no, perché insomma si deve sempre capire chi è al comando e chi gestisce, insomma, la squadra. Facendo un paragone con gli altri sport, è più difficile insegnare basket? Ma non è che è più difficile insegnare basket, cioè, nel senso, il pallone si porta delle tradizioni che in Italia, cioè, tutti i ragazzi hanno giocato a pallone, anch'io quando ero piccolo giocavo il campetto sotto casa a pallone, quindi il basket un po' più naturale, quindi. Il basket è uno sport un pochettino più ricercato, c'è il contatto fisico, ci sono una serie di regole, c'è una certa fisicità che in altri sport non c'è. Non è proprio vero il fatto che bisogna essere altissimi, perché ci sono anche tantissimi esempi anche nella Lega Americana, che, insomma, di persone che non sono alte, quindi ovviamente se si ha una predisposizione fisica di un certo tipo è anche più facile poter arrivare a certi livelli. Fondamentalmente il basket, come del resto tutti gli altri sport che non chiamo minori, ma chiamo sport, cioè altri sport che possono essere basket, pallavolo, qualsiasi, cioè, scontano il fatto che fondamentalmente lavorano il più delle volte con dei bacini di utenza minori rispetto a quelli che può avere il calcio, perché ha un richiamo mediatico nettamente superiore in Italia a quello che è, insomma, il basket o altri sport. E quindi molte volte insomma, bisogna lavorare, fare, insomma, di necessità e virtù. Però rispetto agli anni passati, ai decenni passati, le scuole basket piuttosto che le scuole pallavolo, e adesso sto scoprendo che con estrema
sincerità lo dico, anche il rugby sta prendendo piede, ma è perché il calcio con i comportamenti di determinati protagonisti ha stufato, oppure perché queste attività con le loro federazioni hanno come posso dire, dato ampio spettro a quello che è, che è questo sport? Perché naturalmente il rugby, insomma, se si vede il Sei Nazioni c'è il pubblico, ma poi credo che durante le partite di campionato il tutto va un po' a scemare. Sì, cioè questa è un'opinione mia personale, cioè nel senso che secondo me molti genitori scelgono altri sport e non il calcio, anche perché il modello di riferimento calcio non piace più, per molti valori che sì. porta. Però resta il fatto che i ragazzi già hanno l'obbligo della scuola, quindi una cosa che devono scegliere da soli è lo sport che devono fare, quindi i genitori non possono costringere un figlio a giocare a pallavolo o a basket o a, non lo so, a bocce o a calcetto, insomma, cioè certo. devono scegliere i ragazzi, però molti genitori sono così, insomma. Però per esperienza posso dire che spesso e volentieri prima di scegliere lo sport i genitori scelgono gli istruttori, nel senso se si dà fiducia all'istruttore o alla scuola o alla società stessa vuol dire che il numero cresce, e devo dire che voi con la presenza stasera qui, prima Pavone mi diceva che manca anche circa un 30% di iscritti, quindi vuol dire che anche voi lì fate la differenza a prescindere dall'attività. Sì, ci proviamo. Sì, è verissimo, cioè, confermo quello insomma, che hai appena detto. Poi cosa ti posso aggiungere? Cioè, fondamentalmente lo sport è bello, qualsiasi attività che possa essere il calcio e tutto quanto, quindi certo. Pure perché purtroppo in Italia lo sport fondamentalmente viene gestito in toto dalle società dilettantistiche sportive, perché la scuola praticamente non fa quasi nulla per lo sport, e quindi noi ci troviamo a fare anche non solo educatori con i ragazzi, ma anche a doverli istruire anche da un punto di vista fisico, e noi come società in questo per esempio ci appoggiamo a dei professionisti che possono essere fisioterapisti, possono essere dei preparatori atletici, insomma, che ci qualificati, danno una mano, certo. qualificati, perché io faccio sempre una battuta, dico che quando si vanno a fare, non so, a parlare con i genitori, con i professori a scuola, si parla del professore di italiano, di matematica, di inglese, di latino, non so, non ho mai visto un professore parlare con un genitore parlare con un professore di educazione fisica, per sapere se il figlio ha qualche problema posturale, se ha certo. qualcosa, insomma, poi il discorso sarebbe molto ampio. Sì, dobbiamo un po' superare pure questi pregiudizi nei confronti di quelle materie che vengono reputate un po' minori, come nello sport d'altronde, però invece poi naturalmente servono soprattutto a livello fisico-atletico. Presidente Pisticoni, a bruciapelo, adesso le faccio la domanda più difficile, il rapporto con i genitori però com'è poi alla fine? No, noi abbiamo un buon rapporto con i genitori dei nostri ragazzi, cerchiamo chiaramente, come diceva Federico, di impostare il lavoro soprattutto da un punto di vista educativo all'inizio. C'è quello che preme su una maglia da titolare, genitori, su una casacca da titolare, allora, oppure... No, i genitori chiaramente sono i primi tifosi dei figli, devo dire che sono abbastanza, perlomeno quelli con cui abbiamo a che fare noi, sono abbastanza obiettivi. Nel senso, seguono il figlio, tifano per lui, però non hanno pretese eccessive. Poi è chiaro che andando avanti, se riusciamo ad avere ragazzi che possono avere delle possibilità alte, chiaro che il genitore, ripeto, sono genitore anch'io, ho mio figlio che gioca, quando vado a vederlo è chiaro che sono il suo primo tifoso. Però non abbiamo problemi di gestione, diciamo, no? di rapporti con... Di un'esaltazione un pochettino eccessiva. Per il momento, fino adesso, no. Lei tantissima esperienza naturalmente, possiamo individuare una fascia di età particolare dove si può dire questo ragazzo ha la stoffa per continuare? Ma, oppure c'è bisogno di arrivare ad un'età quasi... Il discorso diciamo, io lo faccio abbastanza semplice, ci sono bambini che già a 6-7 anni si vede già dalle caratteristiche che presento se sì. possono avere delle possibilità. Io poi, a differenza di quello che dice Federico, ritengo che il basket è abbastanza selettivo come sport, nel senso che comunque sia per un buon 80% incide poi il fisico che si ha, perché è chiaro che il piccolino ha sempre più difficoltà, soprattutto a livello giovanile, perché la differenza si nota più, faccio un esempio, se prendiamo un ragazzo di 14 anni contro un ragazzo di 15 anni si nota già la differenza, cosa che non accade tra un ragazzo di 20 e uno di 21.
e quindi è chiaro che l'aspetto fisico influisce. Certo. Però ripeto, l'età migliore è quando cominciano ad entrare nel basket, cioè dai campionati under, già lì si comincia a vedere la formazione, il ragazzo comincia a formarsi, comincia a migliorare tecnicamente, è chiaro che uno si fa un'idea già delle possibilità che può avere. Però ripeto, noi cerchiamo sempre comunque di non forzare questo passaggio, nel senso che la cosa deve essere abbastanza naturale e serena, perché se no ci si creano troppe aspettative sui ragazzi e possono esserci ragazzi che poi non reggono questo peso a 13-14 certo. anni, insomma, ecco, quindi devono fare il loro passaggio con molta serenità, poi se arrivano, l'importante è che facciano sport in maniera sana. Poi io ritengo che comunque sia, per andare avanti è importante il comportamento, cioè se uno comunque riesce a rispettare le regole dello sport, a rispettare i ruoli, a rispettare i propri istruttori, i propri allenatori, la propria dirigenza, io credo che quello già sia un buon punto di partenza. Sotto l'aspetto scolastico, date un premio sportivamente parlando a chi anche a scuola, loro sono degli esempi. Quando non studiano, stanno a casa, non giocano. Ho visto un paio che hanno alzato le mani. Quindi no, un paio, già... un buon 80%. Allora, i più coraggiosi hanno ammesso alcune lacune a scuola, no, gli alcune. Altri invece, vabbè. Che poi, vabbè, credo forse questi sono i più grandi, diciamo, sì, no? Della... Sì, sono under 14, under 15, under 16, sparsi un po' qua, un po' là. No, noi l'aspetto scolastico ci teniamo, nel senso che i genitori comunque ci informiamo come vanno a scuola, come procede l'andamento scolastico, perché è importante, perché non vogliamo assolutamente che venga, lo studio rimane comunque sempre al primo posto. Sì. Un'assenza, un allenamento, una partita per un problema scolastico per noi è più che giustificato. Cerchiamo anche di dare consigli, perché Maurizio ha giocato, Federico sta nel campo sportivo da tanto tempo, se ci si riesce a organizzare si riesce a studiare e a fare sport, il problema è soltanto l'organizzazione, riuscirsi a organizzare, quindi noi cerchiamo di dare consigli anche sotto questo punto di vista, però lo studio per noi e per è la base di tutto, è la base, perché non esiste che superi lo sport, insomma. Qualche rimpianto su qualche ragazzo che ha allenato e che poi ha scelto o un altro sport oppure ha deciso di smettere perché si annoiava oppure non riusciva a vincere determinate partite? No, io per la mia esperienza diretta no. Ci sono ragazzi che cambiano, è una fase, soprattutto i ragazzi nella fase intorno ai 10 anni, 9 anni. Spesso c'è il problema, è uno stato di cose reale, c'è il fatto che l'amico ti può trasportare, perché sono ragazzi abbastanza influenzabili, quindi c'è l'amico caratterialmente più forte che ti dice vieni a giocare a calcio e il ragazzino si lascia portare via. Però devo dire che molti ragazzi, io ho avuto tanti ragazzi che sono andati via per poi tornare dopo 2 mesi, perché hanno fatto l'esperienza che gli ha consigliato l'amico, dopo 2 mesi sono tornati perché si erano resi conto che avevano fatto la scelta. Io normalmente li lascio fare, cioè non sono quello che va a casa dal padre a dirgli farlo tornare da me, li lascio fare, poi se decidono di continuare un altro sport, pazienza, l'importante è che facciano sport, se poi tornano da me è meglio ancora, però devono essere loro a scegliere, non è che possiamo stare, questo è come diceva Federico, cioè devono scegliere loro liberamente e fare quello che si sente. L'importante è che poi dopo l'attività tornano a casa sereni. Sì, quello è la cosa. Soprattutto la cosa stanchi, così i genitori non devono stargli dietro, no? Noi abbiamo diversi ragazzini che fanno 2 sport, fanno calcio e pallacanestro, riescono a abbinare le 2 cose. Noi non vietiamo assolutamente una cosa del genere, è giusto che facciano le loro esperienze, perché ritengo che comunque poi alla fine ragionano da soli e arrivano da soli a scegliersi quello che vogliono fare. Perfetto, grazie al presidente Misticoni. Dirigente Iannetti, a lei tocca una delle domande più difficili, dai, diciamo così. Le strutture, non solo a Pineto ma nell'intero Abruzzo, permettono alle scuole basket, scuole pallacanestro di far crescere piccoli campioni, oppure sotto questo aspetto il nostro territorio è un po' indietro rispetto alle altre attività? Beh, sicuramente siamo un po' carenti a livello di strutture, non parlo nello specifico nostro, ma in generale, sentendo anche le altre società, tutti un po' si lamentano perché poi c'è un proliferare di associazioni, quindi c'è volley, calcio, basket, tennis, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti giustamente chiedono il loro spazio, ma le strutture sono poche. Poi entrando nello specifico ad Atri, devo dire che eravamo un'isola felice, perché avevamo tre impianti, uno di primissimo livello con 1000 posti, una palestra poi annessa alla scuola elementare
è più un vecchio palazzetto, diciamo, adiacente all'ospedale. Purtroppo con le intemperie atmosferiche, l'ultima di quest'anno e sì, quella del 2012, abbiamo perso 2 strutture su 3, quindi siamo rimasti con un'unica struttura. Giustamente c'è una lotta ad ottenere gli orari per l'utilizzo delle strutture. Allora utilizziamo anche questo canale, non solo audio ma soprattutto video, per spingere chi di dovere a riattivarsi, certo, no? Perché sicuramente le strutture sportive molti pensano che sia solo per divertimento, invece no, c'è anche il divertimento, sì, c'è la crescita a livello fisico, ma l'aspetto sociale non è... Come hanno detto gli altri, siamo anche educatori, come educatore alla scuola, siamo anche le associazioni sportive svolgono questa funzione, ritengo importante. La sinergia con famiglia, scuola, attività sportiva credo che sia fondamentale, perché c'è bisogno un po' di tutti e tre gli ingredienti, anzi, esatto, spesso e volentieri, diciamolo, i genitori devono anche avere il loro spazio, no? Quindi se il bambino può prima andare a scuola e poi svolgere un'attività fisica, poi quando torna a casa, secondo me, si scaricano un po' le batterie e si sta anche meglio dentro le mura domestiche, o sbaglio? Certo, poi ascoltiamo qualche genitore e chiediamo conferma. Quindi ecco, spingiamo anche sotto questo aspetto, noi quando possiamo diamo visibilità alle società sportive che praticano le attività meno conosciute, non solo il calcio. E io davvero ringrazio ancora il sindaco e tutta l'amministrazione, perché con questo ampio spazio abbiamo la possibilità di far conoscere tutte le realtà. E allora, visto che lo abbiamo nominato, Maria Rita, non so se tu lo hai individuato, io l'ho individuato, guarda, il poco sindaco fa era comodamente seduto, è rientrato? Allora ho visto bene, si era spostato per doveri. Avrà avuto degli impegni, naturalmente era qui per la presenza di suo figlio all'interno della società. E scusami perché prima mi sono dimenticato, ma questa sera i nostri ospiti hanno avuto l'accoglienza dolce e davvero con un aroma particolare di Conad Pineto e del nostro partner Panducale, che hanno offerto un piccolo rinfresco, diciamo così, ai ragazzi e ai genitori, quindi li ringraziamo nuovamente per questa gradita presenza. Dottor Pavone, chi facciamo parlare? Io direi ci starebbe bene anche un preparatore atletico? Sì, va bene? Va bene, facciamo parlare il preparatore. Se ti posso rubare un minutino? Assolutamente. Io mando i saluti del presidente Retusi, del nostro dirigente responsabile Sacchini, e naturalmente sia io che Federico ci tenevamo a presentare, diciamo, anche gli altri nostri, certo, amici del direttivo, che per motivi familiari non sono potuti venire. Sono Marco Simonella, Giorgio Pallini, Leonardo Grossi e Gianfranco Torrieri, aiutami se dimentico qualcuno. E naturalmente portiamo anche insieme agli amici di Atri i saluti del dirigente responsabile della società di Atri, Franco Francia. Benissimo, la parola la diamo a Matteo Del Principio, il nostro preparatore atletico. Allora, guarda, Maria Rita cominciamo è proprio lì. Cominciamo da lui. Notare quante teste si sono girate. Qui c'è un'allegra baraonda nelle prime file, ma sono ragazzi veramente piccini, dai 4 anni in su, se l'occhio non mi inganna. Quindi ci vuole 4, 5, qualcuno 6 e poi a crescere. Ma si stanno comportando bene questa sera? E quando vi allenate sul parquet, come si comportano? Allora, si comportano sempre bene ed è sempre una soddisfazione allenarli. La cosa bella è che dal più piccolo fino all'ultimo giocatore della prima squadra vanno allenati tutti in modo uguale, con esigenze specifiche, individualizzate e funzionali, poi ognuno con un involucro diverso, cioè nei primi passi che si svolgono in questo sport alla loro età dei più piccoli si seguono le fasi sensibili dello sviluppo e ci si concentra sugli schemi motori di base. Poi si vanno a mettere le basi della didattica del movimento sui più grandicelli intorno ai 14 anni, fino ad andare a sviluppare una performance pura con i giocatori della prima squadra. Piano piano.
Preparatore, ok, perfetto, scusami. Dai anche delle indicazioni sotto l'aspetto alimentare, nel senso sia prima dell'allenamento, ma anche prima di un eventuale mini torneo, oppure sotto questo aspetto lasci fare alle famiglie? No, noi diamo anche dei consigli, ovviamente per quello che possiamo fare noi come preparatori atletici. Poi ci saranno delle figure ancora più specializzate come gli specialisti nella nutrizione, però è fondamentale già dai più piccoli impostare un piano fatto sulla qualità, perché poi tanti problemi che si vanno a costruire da piccoli ce li ritroviamo, certo, col passare degli anni, ancora nelle prime, quindi, squadre, e certo, sono poi muri che è difficile abbattere, quindi le fondamenta è importantissimo realizzarle da piccoli. Allora, voglio una risposta sincera, naturalmente non sarai di parte, ma è lo sport più adatto da iniziare a quest'età, oppure c'è un altro tipo di attività che è migliore del basket, cioè nel senso molti dicono il nuoto piuttosto che il calcio o il tennis, qual è l'attività che gradino occupa il basket, la pallacanestro? Allora, in realtà la risposta te l'ho già data prima, nel senso che alla loro età, appunto dei più piccoli, la palla è solo un mezzo attraverso il quale sviluppare delle capacità, appunto quelle motorie, quindi è solo uno sport come tanti altri, ma bisogna concentrarsi su aspetti fondamentali come quelli degli schemi motori di base, perché in un'era dove la cosa più allenata sono le dita con la console alla PlayStation, certo, si sono perse tantissime capacità come il correre, il lanciare, fare una capovolta oppure rotolare. Bisogna ripartire veramente dalle basi per costruire un atleta. Ogni tanto, se si spengono questi apparecchi, io lo dico, poi c'ho mio nipote che, insomma, vabbè, lasciamo stare, va. Gioca a basket, ma non sul parquet, ma come diceva il preparatore sulla PlayStation, però va bene così. Grazie mille, grazie a Maria Rita. Abbiamo anche altri... C'è uno staff giovane, tra l'altro, decisamente sì, giovane. Sto vedendo, sì. Sì, possiamo magari passare la parola a un giovanissimo, poi facciamo magari... No, Emiliano Gigliotti... Eccolo un qua. Neo istruttore. Che li abbiamo allineati qui sul lato esterno. Neo istruttore, giovanissimo quanto? 18 anni. Ecco, molto giovane. Sì, da quanto tempo neo istruttore? Allora, diciamo che questo è il mio primo anno da istruttore e sono ancora in procinto di fare un corso che si tiene a Chieti, e quindi che durerà 2 anni, quindi sono ancora molto giovane con la carriera da allenatore, però per il basket io farei tutto. Forse proprio questa giovanissima età ti permette di trattare bene anche con loro, cioè capirli, perché sei stato giovanissimo fino a 2 giorni fa praticamente, quindi ti senti ancora molto vicino a loro, riesci anche a intuire e prevenire alcune situazioni? Sì, diciamo che io comunque più o meno alla loro età ho cominciato a giocare, avevo 3 anni quando sono entrato per la prima volta in un palazzetto di pallacanestro, ovviamente quello di Pineto, poi diciamo che comunque... Stando con loro io mi rivedo quando anch'io ero piccolo, quindi diciamo che per me è bellissimo. Quindi. Ha già scelto cosa fare da grande, Lorenzo? Beh sì, si è capito. Che motivatissimo. Poi, dicevi tu, giorni fa era davvero un ragazzino, quindi... Però, insomma, lui fisicamente, tra virgolette, è normale, cioè nel senso ha un'altezza media, no? Sì. Presidente, io... Se si alza, perché davvero vedo le ginocchia, no, ma credo che lei sia più, insomma, poi è un omone davvero, davvero impressionante, prestanza. Davvero a prestanza impressionante. Allora, prima abbiamo conosciuto il preparatore atletico che ha i capelli normali e la barba strana. Sì. Dietro c'è qualcuno. Ed io lo dico perché sono un po' invidioso, Ho capito con chi vuoi parlare. Lui è normale anche nel senso capelli e barba.
però dietro c'è qualcuno che insomma mi fa venire un po' rabbia, perché non ha la barba ma ha compensato tutto sopra. Norman Neri è un nostro allenatore del settore giovanile. Eccolo qui. Ben arrivato. Come vedi c'è anche una bella tifoseria personale. Si vede che si fa rispettare, io lo osservavo mentre prima mi ero acquattata dietro le telecamere, perché prima vi osserviamo con calma le dinamiche interne, dopodiché veniamo a fare in modo che da casa vi conoscano bene quanto vi stiamo conoscendo noi. Lui riesce con uno sguardo a raddrizzare anche una cerniera, giuro, l'ho visto fare. Beh, è un po' quello che dicevamo prima, cerchiamo di essere prima degli educatori, quindi di dare degli input per vivere, poi la pallacanestro, per come la vedo io, viene tra virgolette dopo, quindi cerchiamo di farci rispettare e dare consigli per quella che è la loro vita e poi per quella che è la pallacanestro. Cerchiamo di generare passione in loro, per noi, cioè io penso che la cosa più importante quando si allenano dei bambini o dei ragazzi, come nel mio caso che quest'anno mi occupo di un under 13, quindi parliamo di ragazzi che hanno 12 anni, prima cosa per me è educazione e generare passione per questo sport, perché una volta che noi riusciamo a generare passione in loro per questo sport, loro poi si alleneranno anche da soli e continueranno a giocare da soli. Personalmente mi si riempie il cuore di gioia, non solo come dicevamo prima quando entro in palestra li trovo già a tirare, ma noi a Pineto ad esempio abbiamo un campetto fuori alla palestra, quando io arrivo un'ora prima dell'allenamento per caso perché vado a dare una mano e trovo i miei ragazzi a tirare al campetto già da un'ora prima che inizia l'allenamento, quella è la soddisfazione più grande, perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è un buon lavoro a livello di generare passione. Sicuramente si alleneranno molto di più così che per il tempo che noi riusciamo ad allenarli in palestra, dove il tempo è sicuramente minore, quelle 2-3 volte a settimana per un'ora e mezza, anche a causa delle carenze di strutture che dicevamo prima e di orari, di tutti i problemi che ci sono, semplicemente quello. Benissimo. Io vorrei vederli in azione, sarebbe bello poterli riprendere mentre si preparano all'allenamento, mentre magari fanno disperare, spero di no, qualche coach, però fa parte anche questo del percorso di crescita. L'età per cominciare ideale sarebbe 5 anni, 6 anni o anche qualcuno prima, parlavamo anche dei 3 anni, ho sentito bene? È come ci ha detto prima anche il nostro preparatore, cioè nel senso all'inizio è soprattutto una cosa a livello ludico, per loro deve essere un divertimento, quindi come si possono iniziare a divertire a 3-4 anni e iniziare a prendere i primi schemi tra virgolette motori, cioè a muoversi liberamente in una palestra, per loro è già tantissimo se non hanno un altro spazio dove farlo, quindi per come la vedo io prima iniziano a farlo e meglio è, perché è meglio di stare dentro casa in inverno dove si abituano. Cioè, come diciamo prima, la PlayStation si ha 2 metri per fare 3 passi veloci, anche se un bambino vivace, sicuramente in una palestra di tot metri quadri, che adesso non so quanti sono, sicuramente hanno spazio per muoversi e tempo per muoversi e dedicarsi solo a quello. Poi più andiamo avanti e più inseriamo schemi complessi che gli permettano di migliorare. Grazie mille, mister. Se cominciano presto, Lorenzo, anche tuo nipote potrebbe togliersi dal divano e diventare magari un cestista, che ne sai? Sì, ci sto provando, ma devo dire che... Tu hai provato col basket quello vero? Hai montato il canestrino fuori? Sì, vabbè, in spiaggia, diciamo, mister, nel senso, nella classica piattaforma che si vede in giro, insomma, in tutta la costa adriatica, ho provato a tirare, ma poi mi sono reso conto che... Non ti concentri abbastanza. Non è il caso, meglio parlare di basket ma non praticarlo. Tra l'altro è tornato, perché lo vedo, è tornato il sindaco, quindi... Lo vogliamo incontrare adesso o vogliamo conoscere... Allora andiamo ad ascoltare il sindaco, allora, così un attimino cerchiamo di strappare anche la conferma, dottore, per l'occupazione del teatro per il prossimo anno, no? Noi ogni volta che lo abbiamo qui... Però insomma è un bel vedere anche per lui, perché naturalmente la notte bianca dello sport che insomma è vicina, i preparativi sono già tutti pronti. Eccola lì Maria Rita con il sindaco Verrocchio, lo salutiamo. Vuoi già far passare una notte in bianco al sindaco pensando alla prossima notte bianca che richiederà mesi di lavoro, ma di quello fatto bene. Bentornato innanzitutto. Grazie, buonasera a voi. Buonasera sindaco. Buonasera, dicevi poco fa del teatro, se il teatro si riempie in questo modo, soprattutto parlando di sport, credo che
oggi ci sono io, magari ci sarà un altro sindaco, ma credo che tutti accoglieranno, insomma. No, naturalmente richiesta... noi a livello politico le auguriamo di fare il salto, questo è indubbio, però se lascia un messaggino al prossimo, noi naturalmente siamo contenti. Siete benvenuti, e lo sarete ancora, sicuramente. Grazie, grazie mille. Da papà invece, perché stasera lei è qui soprattutto come genitore, come vede questo sport e soprattutto qual è l'obiettivo di un genitore nel momento in cui iscrive il proprio figlio o la propria figlia alla pallacanestro Pineto? Voi questa sera avete parlato di educazione, stiamo ascoltando molti educatori, penso che il basket intanto tra le tante discipline sportive sia tra quelle che maggiormente favoriscono l'inclusione di tutti i ragazzi, perché magari non tutte le discipline magari consentono ai ragazzi, ai bambini, ai giovani magari di mostrare tutte le proprie capacità, perché magari sono richieste delle abilità particolari. Il basket no, in basket da almeno questo è quello che riesco a riscontrare io, dà la possibilità a tutti i ragazzi, a prescindere dalle capacità sportive, tecniche eccetera, in qualche modo di avere una soddisfazione, e credo che questo sia importante. Questa sera parliamo principalmente di basket, poi per carità nulla togliere a tutte le altre attività sportive, però queste in particolare tra quelle insomma che maggiormente gratificano il giovane. Poi da sindaco dico che ogni attività sportiva insomma è occasione anche di crescita e soprattutto riempie uno spazio importante dal punto di vista sociale nella società e nelle comunità, quindi viva lo sport e soprattutto un grande ringraziamento ai tanti volontari, perché poi lo sport sempre, davvero. Si regge sulla passione, la volontà e sacrificio, a volte anche investimenti insomma di tanti giovani, non solo giovani insomma, che fanno dello sport una passione, una missione, ecco, diciamo così. Sindaco, abbiamo detto la notte bianca dello sport, naturalmente loro ci saranno. Pineto a livello strutturale può crescere ancora? Ci sono dei lavori da fare per cercare ancora di più di mandare questo messaggio di sport uguale sociale, sport uguale benessere? Allora, noi ci stiamo lavorando, ovviamente non sfuggono le difficoltà degli enti, quindi su due binari però, da una parte sul fronte degli eventi sportivi, avendo puntato sulla notte bianca dello sport, tra una delle poche notte bianche, perché comunque solitamente la notte bianca è nottata in cui c'è di tutto, però noi abbiamo voluto concentrare su notte bianca dello sport e lo sport paralimpico. Questo ci ha dato anche la possibilità pian piano, di anno in anno, di aggiungere grandi eventi sportivi, e siamo un po' alla ricerca di questi eventi, e stiamo pensando anche di istituire pian piano a Pineto anche una consulta dello sport, perché crediamo che avere un tavolo con tutti gli attori protagonisti possa consentirci di correggerci laddove sbagliamo, anche di crescere. E poi sull'altro binario abbiamo il tema delle strutture. Diciamo che in questo 2017 stiamo facendo delle programmazioni importanti, non solo ovviamente dal punto di vista del basket, perché questa sera parliamo di basket, abbiamo una struttura che ha urgente bisogno di interventi, e crediamo che da qui insomma 2-3 mesi di riuscire a risolvere i problemi noti ai dirigenti per i quali ci confrontiamo quasi quotidianamente, ma soprattutto dare anche un tocco di restyling anche all'esterno, dove c'è questo campetto che fu una lungimiranza un po' di anni fa. Io ero anche amministratore, pensare che queste attività all'aperto insomma potessero essere luogo di socializzazione, di aggregazione, ma sarà un anno importante, perché cercheremo di intervenire anche su altre strutture, per altre discipline, però insomma questo è l'anno in cui dovremmo anche risolvere i problemi e consentire anche al basket insomma, ecco, di avere gli spazi adeguati, ecco, un luogo più dignitoso, perché ovviamente col passare degli anni ci sono dei lavori. E mi piace anche questa sera l'idea, insomma, vediamo anche società di Atri con la quale sta nascendo una bella sinergia tra le società, e credo che questo sia anche un fattore importante, perché un bel segnale, non guardiamo più solo ad un nostro territorio, ma una comunità più ampia insomma, che abbraccia anche altri comuni. Allora, quindi complimenti ai dirigenti che hanno avuto insomma questa ulteriore lungimiranza nel capire insomma che unendo le forze non facciamo altro che il bene insomma poi dello sport, dell'attività e dei ragazzi. Benissimo, quindi una trasmissione più importante della nostra, con i propri inviati facevano mettere il classico nodino, no? Quella promessa
da strappare da lì a qualche mese, quindi stasera io faccio l'inviato di quella trasmissione e dico che 3-4 mesi e sciogliamo il nodo? Sì, possiamo dirlo, sì, questo. Benissimo, perfetto, quindi dottor Pavone, siamo a posto, no? Nel senso, abbiamo strappato... Ne riparleremo tra qualche mese, ma sicuramente intanto il lavoro si inizierà, il percorso è già avviato.